Ciao amici, si è appena concluso l'allenamento odierno del Legnano, siamo in compagnia di Luisito Campisi. Ciao, ciao, ciao a tutti. Allora, diamo subito un'occhiata, diciamo, a due giorni fa, alla partita col Fenegrò. Il primo tempo non si era messo bene, sotto 2-0, poi però il secondo tempo è piaciuto molto per il carattere e poi è arrivato anche un pareggio, che è comunque importante. Sì, noi dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Fenegrò, perché abbiamo fatto una partita dove abbiamo dimostrato carattere, quindi questo è di buon auspicio per tutta la squadra. La squadra giovane che purtroppo ha l'abitudine negativa di concedere qualche palla gol di troppo agli avversari, quindi secondo me se miglioriamo sotto questo aspetto possiamo toglierci delle soddisfazioni, perché è un buon gruppo e soprattutto un gruppo di prospettiva, quindi limati alcuni aspetti penso che le cose si canaleranno in un'altra maniera. Sì, poi infatti è stato bello anche che nel momento di difficoltà la squadra si è compattata e ha dato il 200%, quando invece c'è sempre il rischio che la squadra ceda e poi finisce 10-0. Invece si è vista la reazione, che fa ben sperare per le prossime partite. Sì, perché quando prendi due gol nell'arco di 45 minuti c'è sempre il rischio di concederne 3-4. Boroni ha tenuto a galla la partita, perché se prendi gol sul numero 9 loro, dove ha avuto un'occasione molto limpida, lì la partita si chiude, tu vai in svantaggio, 3 gol, non la recuperi più. Invece Boroni è stato bravo a tenerci a galla. La squadra, come dicevi giustamente tu, si è compattata e secondo tempo ha tirato fuori gli attributi, quelli che richiediamo tutti noi, perché comunque è giusto che ci siano. Un gruppo che deve basare il suo campionato sulla voglia e sulla grinta e sulla compattezza di squadra, perché penso che sono elementi imprescindibili se si vuole raggiungere qualcosa di importante. Certo. Allora diamo un'occhiata invece alla partita che viene. Provi Gevano, che in classifica non è messa bene finora e paradossalmente c'è il rischio ancora di più con una squadra che sta dietro rispetto a una che sta davanti. Magari qua davanti ti dà gli stimoli direttamente, invece con quella sotto dice tanto è facile, c'è sempre il rischio che... Sì, non penso che sia a caso nostro, perché giusto oggi abbiamo parlato, ci siamo guardati nuovamente negli occhi e sappiamo che non è un appuntamento da sbagliare. Secondo me il campionato del Legnano inizia oggi, abbiamo fatto 4 partite dove abbiamo tastato la categoria, per me è una categoria nuova, quindi giustamente ho dovuto assaggiarla, perché comunque sotto il ritmo, sotto l'aspetto della corsa, sotto l'aspetto della cattiveria, magari è una categoria che devi metterci qualcosina di più rispetto a discapito della qualità. E adesso andiamo a affrontare una partita che sicuramente ci può dare delle soddisfazioni, non è da snobbare, perché non pensiamo di guardare la classifica, altrimenti fai già un passo falso e parti male, però sicuramente dobbiamo avere la fortuna di incanalare 3-4 partite nel miglior modo, partendo proprio da domenica, in modo da riattaccarci al carro delle prime e star lì. Bene, allora chiudiamo l'intervista. Hai detto appunto categoria nuova per te, è un po' tutto nuovo, no? La città è nuovo tutto, il tuo processo di ambientamento comunque sembra che si sia, diciamo, svolto in maniera molto tranquilla, ti sei ambientato subito sia a livello di gioco che anche a livello proprio di come ti trovi in città, no? Sì, è una piazza Legnano che a parte è vicino a casa mia, perché sono di Milano, quindi non ho fatto molti chilometri per scoprirla, però è una piazza che conosco bene, perché ci ho giocato contro quando ero a Verona. Ho già assaggiato il terreno del Mari, quindi è uno stadio che mi è sempre piaciuto, ha un clima molto caldo come piace a me. Del resto penso che avere la possibilità di avere a favore tuo 100-200 persone in più a domenica è sempre importante. Io personalmente mi sono, come dici tu giustamente, adattato abbastanza bene, è una squadra che è costruita completamente nuova e normalmente in questi casi c'è bisogno della gente con un po' più di esperienza per trainare un po' i più giovani, e penso che noi vecchietti, tra virgolette, passami il termine, insieme a Cori e Ciro Allodetti stiamo cercando di dare a Zingaro, stiamo cercando di dare qualche cosa a questo gruppo, però per quanto mi riguarda mi trovo molto bene e sono convinto che le cose si possono fare molto interessanti appena riusciamo, come ti dicevo prima, a limare qualche aspetto. Infatti io quando penso a te la parola che mi viene in mente è leadership, no? Sarà anche il ruolo magari che hai in campo, un po' regista, quindi costruisci le palle passando a te, però ci metti proprio quel carattere che fa anche un po' da collante per i giocatori magari più giovani, quelli che in quel momento lì non si trovano magari bene in partita, e un giocatore come te può essere utile proprio sotto questo aspetto. Sì, mi fa piacere, perché fino a 2 anni fa ero giovane, adesso sono diventato già vecchio, e purtroppo il calcio moderno è questo, ci sono delle regole inspiegabili che purtroppo vengono adottate soltanto in Italia, però siamo in questo paese, quindi giochiamo a calcio qui e sottostiamo a queste regole, e ci fanno essere a noi 27enni, 26enni già giocatori che devono, tra virgolette, trainare gli altri, perché sì, ci troviamo in un gruppo che molte volte
conta molti giovani, quindi l'inesperienza magari di un gruppo può essere inizialmente un qualche cosa da dover andare a tenere sotto controllo, con l'esperienza di quelli più navigati, diciamo. Va bene, allora Luisito, ti ringrazio, in bocca al lupo per domenica, e l'intervista si chiude qua, ma ci vediamo presto. Ok, crepi, grazie a tutti, ciao a tutti.